Proseguiamo poi con il numero 7 di Tetsuan Girl di Tsutomu Takahashi. Questo è l'ultimo volume che mi serviva per completare la serie e si tratta di un manga serializzato tra il 2000 e il 2002, ambientato negli anni 50, che ha come protagonista una donna di nome Tome Kano che nella vita lavora all'interno di un locale come donna da compagnia. Tome si troverà catapultata all'interno del mondo del baseball, suo malgrado, e nonostante io non l'abbia ancora letto, attendo grandi cose da questo manga. Spero che, insomma, lo sport, anche in questo caso, come in Rocky Joe, diventi un po', diciamo, una metafora di una rivalsa sociale.